Ragazzi, stiamo veramente entrando nel momento più caldo di questa carriera e sto vedendo che vi piace sempre di più, ma ancora una volta mi dispiace ripeterlo sempre, ma devo chiedervi 6.000 like per continuare. A 6.000 like vi porto il prossimo episodio entro solamente 2 giorni, quindi forza qua con i mi piace. E nel frattempo passate anche in descrizione dove troverete tutti i link ai miei social network e tutti i link ai canali di Brilles. Iscrivetevi dappertutto. E fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate di iniziare una prossima carriera allenatore con la SPAL in FIFA 18. Siamo arrivati al giorno in cui andremo a giocare contro il Genoa in Coppa Italia e dobbiamo assolutamente andare avanti per cullare il sogno triplete. Il mercato è ancora aperto, ma non credo che farò tantissime operazioni in questo momento. Vediamo un attimo. Il Bayern Monaco continua a chiederci di Bala, ma non glielo diamo. Cherry invece può essere benissimo venduto. 6 milioni, benissimo. Rifiuta, vieta ulteriori controfferte. Dybala non si muove per meno di 230 milioni di euro. Direi di giocare con i titolari con il Genoa, poi fare un po' di turnover nella gara simulata con il Palermo e giocare ancora una volta con i titolari contro la Lazio. Diciamo che il Genoa è una squadra un po' strana, alla Juventus fa sempre male ultimamente. È tornato Jimenez in piena forma e non potrei essere più felice. La partita si gioca allo Juventus Stadium e la Juventus nel suo stadio non vuole assolutamente fare figuracce. Ronaldo è pronto, insieme a Martial compongono una coppia strepitosa. Se poi sono anche insieme a Dybala e a Piazza, allora tutto è più bello. Voglio fare una partita da puro divertimento in quanto riguarda i gol, e quindi dentro Dybala per Martial, che può tagliare dietro, ancora Martial, ne vuole fare subito uno! Antonino Martial, che palla di Dybala, che taglio del francese, fa l'aeroplanino come se fosse Montella e va a esultare ballando con Paolo. Bellissima azione, l'avevo appena detto, voglio farne tantissime. Martial mi ha preso di parola, la sblocca subito, dopo neanche un minuto si fa malissimo contro Perin, ma non ce ne frega niente perché fa gol di punta allo Juventus Stadium e sotto la curva sud. Guardate i tifosi, invisibilio, esultano tutti, anche il mister non lo si contiene più. Juventus 1, Genoa 0, Martial è stato un grandissimo acquisto. Aubameyang, grazie per non essere più qua. Vidal, dentro per Cristiano Ronaldo e poi largo da Paolo Dybala che vuole allargare su Piazza, dentro ancora Dybala e Ronaldo, fanno lo scambio intermedio, dentro per Dybala che può stopparsi, può appoggiarsi ad Arturo Vidal, ancora Vidal, porta la palla e poi vuole andare, Vidal, zona tiro per lui, lo prova Perin sulla linea. Vidal va largo da Martial, ancora lui che porta palla, palla al piede, poi dentro per Cristiano Ronaldo che prova il taglio, si vuole girare, ancora Ronaldo in possesso. Arturo, dentro per Dybala, si appoggia a Ronaldo, attenzione perché adesso possiamo scatenarci veramente. Cristiano Ronaldo palla al piede, è un fenomeno, è un demonio, dentro per Dybala che prova ad allungare. Martial, l'autore del gol, va a cercare Dybala, l'autore del passaggio che ci ha portato in vantaggio, ancora Dybala, dentro per Vidal, la palla che rimpalla, adesso Vidal può andare a fare il centravanti e può allargare su Piazza, fuori ancora da Vidal, il tiro Perin. Nainggolan, dentro per Dybala, attenzione perché Ronaldo prova il taglio veloce, Ronaldo in area, ma cosa hai sbagliato CR? Nainggolan, dentro per Cristiano Ronaldo, con la punta, fa andare Raja nello spazio, ancora Raja, vuole andare dentro, da Martial, che non trova la doppietta per colpa del palo, a 1 centimetro dalla porta. Questa è sfortuna vera, ragazzi, questa bisogna buttarla dentro, Pavoletti tra l'altro insieme a Simeone, ancora tutti e due gli attaccanti a Genova, ancora Simeone, in area, la mette dietro, la palla che è ancora qua, va a finire che prendiamo gol, sul palo di Martial. Miguel Veloso dalla bandierina la mette dentro, Martial riesce a spizzare, la butta fuori, Piazza dentro, oh no, cosa ha fatto Donnarumma? E poi Simeone sul tapin. L'1-1 del Genoa, che ha iniziato a spingere particolarmente da calcio d'angolo, da calcio piazzato, ci può stare a prendere gol, però guardate Piazza che non riesce a saltare, l'Axalt e poi Simeone 2 volte, Donnarumma ha fatto un miracolo, 2 era impossibile. Antonino Martial può partire, palla al piede, dentro per Ronaldo, attenzione perché Piazza dall'altra parte liberissimo e CR7 lo sa, lo vede e lo serve perché sa che può far male. Piazza è entrato in area, prova a rientrare, c'è Nainggolan che va a prendere la palla, Dybala col mancino fuori. Chiellini che addirittura sta davanti all'uomo, riesce a prendere il pallone in qualche modo e poi Cristiano Ronaldo sguscia via, ancora Ronaldo, ancora dentro per Piazza, ormai il suo ruolo e il suo compito è questo qua perché Ronaldo può andare al tiro, Perin che la para. Dybala la recupera e possiamo subito partire in contropiede. Attenzione perché adesso Ronaldo e Martial sono due punte vere. Eppure dentro per Renato Sanchez prova ad aprire il centrocampo. Ronaldo prova a tagliare e a portare via l'uomo. Ancora Cristiano Ronaldo si butta dentro Renato. Renato, Renato, la palla è lì. Ancora lì non riesce a calciare ma subito pericoloso. Quanto mi piace Renato Sanchez lo so solo io. Ancora qua in possesso della palla serve Ronaldo dato che giocano insieme in nazionale. E poi Renato la va a prendere. Ancora lui resiste alla carica. La tiene buona e poi si appoggia dietro a Martial che va con il tacco a cercare Nainggolan. Ancora Martial.
Martial con il tirogino Martial. Da questo gol nasce tutto da Renato Sanchez, la doppietta del francese che si conferma uomo di coppa. Ha fatto un gol da fenomeno, ragazzi, ma il rombo sta diventando sempre più un'opzione per giocare bene. Martial col tacco, Nainggolan si riappoggia fuori e la mette lì dove Perin questa volta non ci può arrivare. Martial super decisivo, doppietta e tra l'altro un palo che ancora ce l'ho qua, dato che siamo andati a prendere il gol. Poteva essere 3-0, ma è 2-1, va bene comunque. Dybala, attenzione, va a prendere, c'è Martial che si può appoggiare ancora una volta a Paolo. Martial questa volta è partito, Nainggolan prova da cercarlo subito immediatamente, va largo Martial, se ne va ancora Martial con un numero splendido, strepitoso, la mette dietro per Renato Sanchez che calcia l'aria. Dybala tra le linee, smarcato, non lo riesce a tenere nessuno, non lo riescono a prendere. Ancora Nainggolan e Martial, sta nascendo veramente una coppia strepitosa. C'è Marchisio, prova ad andare tutto largo da Alexandro, dove può mettere un cross bellissimo sul secondo palo, dove c'è Ronaldo, smarcato! E c'è anche il gol di CR7, dopo un'azione bellissima. Il 3-1 nasce da un modulo che sta rinascendo. Mamma mia, Martial e Ronaldo sono una coppia che può diventare letale con Dybala dietro, con un centrocampo così muscolare, così tecnico, così veloce. Mamma mia, che bella squadra che sta nascendo, ragazzi. Mi sta venendo voglia di andare a comprare un centrocampista in più per essere sicuro di poter giocare sempre con il rombo e un nome in testa. In questo momento io ce l'ho. Vogliamo provare a esagerare, vogliamo far fare la tripletta Martial. Ci proviamo, ancora Ronaldo in posizione. Martial chiede l'1-2 a Paolo Dybala. Ancora Martial che scatta l'ultimo difensore. Martial non riesce a tirare, la palla che è ancora nostra. Nainggolan fuori da Marchisio, c'è CR7, Dybala che si appoggia ad Alexandro, prova a mettere il cross in mezzo, c'è Renato Sanchez che prova il tiro lui. Che giocatore, che player. Martial che la va a prendere, c'è ancora tempo per il suo gol, invece no, perché finisce qua 3-1, ma una partita veramente veramente bella e giocata a ritmi altissimi. E il Napoli ha battuto il Bologna, probabilmente saranno loro i nostri avversari in semifinale. Stavo dicendo però che ho un giocatore da andare a prendere ed è stato un mio uomo a Sassuolo l'anno scorso, ed è incredibile perché Sturaro veniva proprio dalla Juventus, ma può fare il percorso inverso adesso. Mandragora mi è stato veramente molto utile, ma in questo momento mi serve un giocatore molto fisico come Sturaro, quindi proviamo Mandragora e 17 milioni di euro per Sturaro. Non sono interessati a Mandragora, dovremmo cambiare assolutamente giocatore. Non lo so, abbiamo tanti giocatori giovani, non lo so, Teio? Vediamo. Non sono ancora interessati a questo giocatore. Mamma mia, ma che cosa dobbiamo dargli? Niente, non sono comunque interessati neanche in questo caso. Proviamo un prestito di un anno con riscatto fissato a 30 milioni di euro. E se proprio non vogliono darci Sturaro, portiamo avanti una trattativa in parallelo per Lorenzo Pellegrini. Pellegrini costa sicuramente meno e sarà molto più accessibile. 13 milioni di euro il suo valore. Manca poco, 7 ore sono veramente pochissimo tempo per concludere una trattativa per un centrocampista. Vogliono 18 milioni e mezzo, mamma mia, ma sono soldi. Proviamone 16, vediamo una via di mezzo. E Sturaro in prestito non ce lo vogliono dare. Proviamo in un altro modo. Cristian Pasquato e 20 milioni di euro per Sturaro. 6 milioni, dai Sassuolo, daccene uno dei due, cosa te ne fai di tutti, egoista? Niente, per Sturaro non sono interessati, ma per Pellegrini hanno accettato l'offerta. Tra l'altro ne approfitto per dirvi che proprio oggi sarò a Reggio Emilia per vedere Sassuolo-Juventus, se sono nella gruppa del Sassuolo. 60.000 a settimana, 4 anni, giocatore importante prima squadra. Accettata, quindi Pellegrini diventa ufficialmente un rinforzo per questa Juventus e va a completare un centrocampo quasi perfetto. Ed è proprio per questo che in questo momento cambieremo completamente il nostro modulo. Arturo Vidal addirittura va a fare il centrocampista davanti alla difesa con Sanchez e Nainggolan ai suoi lati. E in banchina ci sono due come Kanté e Marchisio, e Pellegrini e Mandragora ed Hernanes pronti ad entrare con Piazza e Cuadrado e Mandzukic. Mamma mia, ma che squadra abbiamo fatto. La Cazette al Real Madrid per 66 milioni di euro, ma l'offerta migliore rimane Thiago Alcantara che abbiamo venduto noi. È finito qua il mercato. Siamo solamente un punto sopra l'Inter, ma oggi la partita col Sassuolo va simulata per forza di cose. Giocano tutte le riserve, ma la squadra è comunque di super qualità. Solo quel Cuadrado trequartista mi dà un po' da fare. Vediamo come va. Tra l'altro ci sono tantissimi giocatori che dicono non ci posso credere. Non ci posso credere. Va bene, Piazza Barzagli, abbiamo vinto 2-0, ma quell'infortunio a Donnarumma potrebbe essere gravissimo. 6 settimane? Senza Gigio 6 settimane? Un mese e mezzo? Ma chi faccio giocare in porta? So che a molti di voi non piace il fatto che io simuli qualche partita, ma lo devo fare per forza di cose, se no entro FIFA 18 non riusciremo a finire la carriera. Però se tutte le volte mi succedono queste cose qua, diciamo che siamo perlomeno sfortunati. Giochiamo la partita con la Lazio, con la consapevolezza che un fenomeno che mi è
rimasto dai tempi, ovviamente, della carriera col Sassuolo, ci ha salutato. I titolari, con il rombo, proviamo il nuovo modulo e il nuovo portiere. Ronaldo che si appoggia a Marziale, adesso ci sarà sempre questa combinazione tra i due, dentro, per CR7, in aria, e c'è subito il gol! Lo fa subito Cristiano Ronaldo, lo fa subito, chiedendo a Marziale l'1-2, e il francese lo accontenta immediatamente. Il passato e il futuro dei Red Devils, in questo momento, giocano entrambi con la maglia bianconera, giocano entrambi per l'obiettivo triplete, giocano entrambi per allungare sull'Inter, giocano entrambi per segnare la Lazio, giocano entrambi per festeggiare questo gol di Cristiano Ronaldo, sempre più capocannoniere della Juventus e della Serie A di calcio. Dybala, Ronaldo, Martial, ancora loro, ancora una volta Ronaldo, ancora una volta Martial, che si libera per il tiro calcio d'angolo. Questo attacco mi ricorda tanto Belotti, Rashford e Berardi, quel tridente un po' assortito in maniera strana, ma che si è rivelato efficace per la conquista anche dell'Europa. Ancora Dybala, prova a girarsi, Dybala, dentro per Ronaldo, che si appoggia così a Martial, e poi Dybala che prova a scattare oltre la difesa della Lazio, questa volta non c'è Lukaku a contenerlo. Ancora Dybala, sempre Dybala, per Renato, Renato, mamma mia, ci avevano steccato ma non ci hanno preso. Ancora una volta Martial, ancora una volta Ronaldo e ancora una volta Dybala, e Dybala prova a cercare di sdebitarsi con Martial per la bellissima palla. Mamma mia che palla che recupera Renatone, ancora lui che può andare, sempre lui palla al piede, Renato Sanchez si porta dietro tutta la difesa della Lazio e poi la serve a Dybala, si fa buttare giù per terra, regola il vantaggio, però adesso devi fischiarmi il fallo. E Renato Sanchez la recupera e può darla dentro a Martial, attenzione, potrebbe essere la palla decisiva, ancora Martial che si ferma, la dà Renato, lo stop e il tiro di Sanchez e trova il suo primo gol in Serie A, il suo primo gol con la maglia della Juventus dopo una partita incredibilmente bella, dopo che abbiamo cambiato modulo solamente per lui. Lui recupera la palla, la serve a Martial, la serie di pinte, la stoppa in aria e poi trova il missile nell'angolino basso a destra. Bellissimo il gol di Martial. Eh sì, va bene, ragazzi, sono stanco, devo andare a letto. Il gol è di Renato Sanchez. Ronaldo e Renato Sanchez, un po' come il Portogallo campione d'Europa del 2016. E finisce qua 2-0, la Juventus a forti tinte portoghese demolisce un'ottima Lazio. E l'Inter ha vinto 6-0 col Frosinone, quindi cambia veramente poco. Per adesso il calendario dice questo: 50 Juventus, 46 Inter, e adesso c'è il Bologna e poi c'è il Milan. Ragazzi, ancora una volta ve lo ricordo, 6.000 like per avere il prossimo episodio entro 2 giorni. Fatelo, so che lo farete, ma ve lo devo per forza ricordare. E se non lo fate, Renato Sanchez entrerà nelle vostre camere di notte al buio e vi farà cose indicibili. Guardatelo che faccia da maniaco.